Incidente sulla statale 186 a Partinico, in fin di vita una donna, impatto frontale tra un utilitario e un fuoristrada, altri 4 feriti, una ragazzina trasportata a Palermo con diverse fratture. I primi testi confermano, il piccolo Lorenz è stato ucciso, chiamati a deporre al processo contro l'unica imputata, la madre del bambino, gli investigatori che per primi arrivarono nell'appartamento del centro storico di Alcamo dove fu ritrovato senza vita il corpo del piccolo. Ennesimo sbarco di immigrati al porto di Trapani, in 586 arrivati questa mattina al porto di Trapani, tra di essi bambini e donne, 10 delle quali incinte. Riconosciuto lo stipendio da dirigente al geometra Giuseppe Stabile e confermato l'incarico a capo del settore urbanistica del comune di Alcamo, ieri la determina del sindaco sarà un incarico temporaneo. Come usufruire dello sconto sulla bolletta dei rifiuti ad Alcamo? Vademecum del comune ai cittadini, previsti tagli sul tributo da 50 a 100 euro. Vertenza Regione Ustica Lines, nulla di fatto dopo la riunione innanzi alla commissione all'ARS, assessorato ai trasporti e compagnia, rimangono i ferri corti. Il deputato regionale trapanese Fazio preoccupato per i collegamenti con le isole minori. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. L'ex vescovo di Trapani, Francesco Micci, che ha denunciato per diffamazione e violazione del segreto istruttorio il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. Lo rivela il nuovo numero del settimanale Panorama. Mogavero era stato inviato nel 2011 presso la diocesi di Trapani. A seguito della sua relazione, Papa Benedetto XVI decise di sollevare Monsignor Francesco Micciche dall'incarico di vescovo di Trapani. Micciche accusa ora Mogavero di non averlo mai ascoltato e di averlo anzi diffamato divulgando i contenuti della relazione segreta consegnata al Papa. Della vicenda dovrà ora occuparsi un collegio giudicante composto da 3 vescovi o cardinali nominati dal Santo Padre. Incidente sulla strada statale 186 a Partinico, una donna è in fin di vita. Impatto frontale tra una utilitaria ed un fuoristrada, altri 4 feriti, una ragazzina è stata trasportata a Palermo con diverse fratture. Una donna in fin di vita, una ragazzina ricoverata e altri 3 feriti lievi. E questo è il bilancio di un pauroso incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 sulla strada statale 186 all'altezza dell'ospedale civico della città di Partinico. Una RAV4 proveniente da Borgetto, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat 600 guidata da una donna, Rosalba Noto Losicco, 44 anni di Partinico, che a bordo trasportava la figlia, AGM di 14 anni, probabilmente l'alta velocità e qualche manovra azzardata sono state le cause dell'impatto. In gravi condizioni si trova la donna che era alla guida dell'utilitaria, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ISMET di Palermo grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco del locale di staccamento, l'Organizzazione Europea della Protezione Civile ed i sanitari del 118 che hanno coordinato tutte le operazioni. Secondo il primo referto medico, la donna ha riportato danni ad una aorta e al fegato e a diversi altri organi vitali. Le sue condizioni sarebbero disperate. La figlia ha ricevuto le prime cure al nosocomio di Partinico ed è stata trasportata successivamente in un ospedale di Palermo. Non versa in pericolo di vita, ma ha riportato fratture di una certa gravità e per questo si è voluto fare ricorso ad un reparto medico specializzato. A finire all'ospedale di Partinico anche i 3 occupanti del fuoristrada, tutti di Borgetto. Si tratta di AP di 43 anni e dei 2 figli di 11 e 15 anni. Tutti hanno riportato delle lievi ferite e sono stati refertati con qualche giorno di prognosi. Ad effettuare i rilievi il comando di polizia municipale, supportato dai carabinieri della locale stazione. Si sta cercando di capire soprattutto come si possa essere verificato l'impatto e quali quindi le responsabilità. Colto in flagranza del reato di evasione, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Mazara del Vallo il 47enne Saverio Ienna, sottoposto alla espiazione della pena in regime di arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Casa dei Giovani di Bagheria, in quanto condannato per concorso in tentata estorsione e violazione di sepolcro e concorso in tentata violenza privata. Da qualche giorno si era arbitrariamente allontanato dalla comunità facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato ritrovato presso l'abitazione dei genitori.
I primi testi confermano il piccolo Lorenz è stato ucciso. Chiamati a deporre al processo contro l'unica imputata, la madre del bambino, gli investigatori che per primi arrivarono nell'appartamento del centro storico di Alcamo, dove fu ritrovato il corpicino senza vita. Il flacone era perfettamente chiuso, impossibile che un bimbo di appena 5 anni abbia potuto assumerlo autonomamente. Questa è la tesi degli investigatori che ieri sono stati ascoltati al processo sulla morte di Lorenz Renda, il piccolo trovato morto in un'abitazione di via Mendola nel centro storico di Alcamo nel luglio dello scorso anno a causa di un'overdose di farmaci. Ad essere stati ascoltati sono stati l'ex dirigente del commissariato di Alcamo, Antonino Squillaci, e il sovrintendente Alessio Russo, i primi che sono entrati all'interno dell'appartamento di Minta Altamirano Guerrero, la madre della vittima, unica imputata al processo per la morte di Lorenz. La donna ha continuato a professarsi innocente, sostenendo che il figlioletto avrebbe preso autonomamente il farmaco contenuto all'interno del flacone che era in suo uso. Gli investigatori hanno riferito di avere rinvenuto all'interno di un secchio della spazzatura un flacone vuoto ma che era perfettamente chiuso e con il dosatore inserito. Secondo gli inquirenti, quel flacone, che aveva una chiusura di sicurezza, non poteva essere stato richiuso da un bambino. Inoltre Squillaci e Russo avrebbero confermato le intenzioni suicide della donna, riportate in un foglietto che è stato sequestrato dalla polizia all'interno dell'abitazione. Il processo proseguirà il prossimo 13 maggio con le audizioni di altri investigatori. L'autopsia sul corpo del piccolo Lorenz ha confermato che il decesso si sarebbe verificato a causa di un'overdose di farmaci. Il cuore del bimbo non ha retto ad una gran quantità di medicine assunte in dose massiccia. Resta adesso da capire come la piccola vittima abbia assunto questi farmaci. Inizialmente era trapelata l'ipotesi che Lorenz avesse potuto approfittare di una distrazione della madre avendo ingerito autonomamente le pillole utilizzate dalla madre degli antidepressivi. Con il passare delle ore, a seguito anche della ricostruzione delle ultime ore di vita del bambino fatta dalla polizia scientifica che ha letteralmente rivoltato come un calzino l'abitazione, si è invece prospettata tutt'altra ipotesi. Dentro casa sarebbe stata trovata una lettera in cui, in termini molto confusi, la messicana dava disposizioni annunciando la morte propria del figlio e chiedeva che non venisse eseguita l'autopsia sui loro corpi. Di fronte all'incalzare delle domande degli investigatori, la giovane sudamericana è caduta più volte in contraddizione, raccontando sempre versioni diverse. Nonostante tutto, non ha mai ammesso di aver ucciso il figlio. Gli inquirenti hanno trovato diverse scatole di ansiolitici in casa. Questo è il farmaco usato dalla donna che non ha mai superato lo shock dalla separazione dal marito, un alcamese emigrato in Germania con cui avrebbe avuto anche dei forti contrasti. E non è infatti escluso che alla base del gesto della donna ci sarebbero proprio questi dissapori. Chissà, un gesto magari dettato da un attimo di follia e legato al fatto di volere fare una grave ritorsione al marito. Al momento questa, come diverse altre ipotesi, sono al vaglio della procura e non hanno una certezza di riscontro. Venerdì 23 aprile, con inizio alle 9.30, una delegazione della UILPA Penitenziari composta dal coordinatore regionale Gioacchino Veneziano insieme al coordinatore aggiunto Antonino Simone e al componente della segreteria provinciale UILPA Penitenziari Ignazio Scaduto effettuerà una visita alla casa circondariale di Trapani. La visita ha l'obiettivo di documentare attraverso riprese video fotografiche lo stato dei luoghi di lavoro del carcere trapanese. E il segretario generale della UIL Trapani, Eugenio Tumbarello, lancia un appello ai parlamentari regionali della provincia per la salvaguardia del polo universitario di Trapani. In merito alla paventata chiusura del polo, di cui si è discusso nei giorni scorsi, Tumbarello ha scritto una lettera ai parlamentari del trapanese sollecitandoli a mettere in campo ogni opportuna azione per ricercare una soluzione alla problematica in modo da mantenerlo in vita, essendo una fondamentale istituzione per lo sviluppo del nostro territorio. Nella nota la UIL Trapani ricorda anche che le sorti del polo universitario non riguardano soltanto gli studenti ma anche coloro che vi lavorano. Non appare secondaria, infatti aggiunge Tumbarello, l'eventuale perdita di parecchi posti di lavoro che aggraverebbero ulteriormente la già pesante crisi lavorativa di Trapani. Ennesimo sbarco di immigrati, in 586 sono arrivati questa mattina al porto di Trapani, tra di essi tantissimi bambini e donne, 10 delle quali sono incinte.
Nuovo sbarco a Trapani, meno di 24 ore. Sono 586 migranti giunti questa mattina al porto a bordo della nave Foscari della Marina Militare Italiana. Tra gli extracomunitari anche 79 donne, una decina delle quali in stato di gravidanza, più di 50 bambini, tra cui 5 neonati. Provengono da vari paesi dell'Africa subsahariana, Senegal, Gambia, Nigeria e Costa d'Avorio. Una parte dei nuovi arrivati sarà trasferita in altre regioni, mentre alcuni troveranno ospitalità in centri d'accoglienza della provincia. Solo ieri erano arrivati a Trapani altri 88 immigrati partiti da Tripoli a bordo di un gommone provenienti da Gambia, Ghana e Nigeria. Tra essi 16 donne che viaggiavano da sole, trasferite a Poggioreale, e un presunto minore. L'altro ieri sera erano giunti in porto anche 8 dei 9 cadaveri recuperati dalla Guardia Costiera Italiana in un'altra operazione di salvataggio a circa 80 miglia dalle coste della Libia, nell'area dove si era capovolto un barcone carico di migranti diretto verso il nostro paese, mentre erano state 144 le persone tratte in salvo e trasferite a bordo di una nave della Marina Militare. Secondo Save the Children, solo tra l'11 e il 13 aprile sono sbarcati più di 5.100 migranti in 18 diversi sbarchi, di cui 6 a Lampedusa e 8 in Sicilia. Tra loro moltissimi bambini, la maggior parte dei quali non accompagnati. Molti di loro hanno visto esperienze atroci di violenza subita o a cui hanno assistito e hanno perso amici, parenti o genitori, anche negli ultimi naufragi. Secondo i racconti, la situazione in Libia è sempre più fuori controllo ed è inaudita la violenza anche per le strade, una situazione destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi. Save the Children pone l'accento sulla necessità di contare su un adeguato sistema di accoglienza. Ad oggi tale sistema non esiste, inoltre anche il sistema di prima accoglienza, con 10 nuove strutture individuate dal Ministero dell'Interno, non è utilizzato in modo sistematico e mancano procedure chiare e condivise per il trasferimento dei minori.